Come molti economisti avevano previsto, entro la fine di quest'anno la Cina potrebbe prendere lo scettro di prima economia al mondo, spodestando gli Stati Uniti al vertice dal 1872. Se la previsione della Banca Mondiale risulterà esatta, il sorpasso avverrà con 5 anni di anticipo rispetto a quanto ipotizzato precedentemente. L'economia cinese quindi continua a marciare senza sosta, nonostante la crisi globale. Ma a quale prezzo? Stando alle tante denunce, i lavoratori sono costretti da imprenditori senza scrupoli a lavorare fino a 12-13 ore al giorno per 6 giorni a settimana. Il prezzo per il primato è quindi carissimo, ma le cose stanno cambiando anche in Cina, finalmente. Oggi, giorno della festa del lavoro, circa 3.000 persone hanno marciato a Hong Kong per chiedere salari più alti e condizioni migliori. Molti manifestanti hanno indossato una maschera col volto di Erbiana, una cameriera 23enne diventata simbolo della protesta dei lavoratori cinesi dopo che il suo datore di lavoro le ha versato acqua bollente addosso e l'ha picchiata violentemente. E non accenna a fermarsi nonostante la repressione e l'ondata di scioperi di massa che ha investito nelle ultime settimane un colosso cinese che copre un quinto della produzione mondiale di scarpe da ginnastica e rifornisce grandi marchi come Nike e Adidas. Finora hanno incrociato le braccia chiedendo condizioni lavorative migliori più di 40.000 operai. Il primato economico mondiale per la Cina è dietro l'angolo, ma ad attenderlo c'è la sete dei diritti dei lavoratori in continua crescita anche questa.